Una partita che potevamo portarla a casa tranquillamente, perché comunque ho visto oggi un Campodarsico superiore a tutte le squadre, perché comunque già avevo fatto il girone di andata e contro la Virtus abbiamo visto che comunque abbiamo una categoria superiore. Il Campodarsico gioca a calcio, la Virtus è una squadra normale, per cui su questo ho un grosso rammarico, perché comunque ho visto un grande Campodarsico e portare a casa una sconfitta. Abbiamo regalato alla Virtus 6 punti, il giorno d'andata un rigore che non ce l'hanno dato, adesso fallo di mano sul rigore, tra l'altro ha messo anche dal loro giocatore, si vedeva bene, un dubbio, secondo me il gol di Aliu poteva starci perché comunque non era fuori gioco, è arrivato da dietro. E cosa posso dire? Posso dire che non sono un po' rammaricato, perché comunque regalare a una squadra 6 punti è come dire abbiamo falsato un campionato, perché vederci noi con più 6 e loro a meno 6, cioè, fa una bella differenza. Vi fare delle domande. Forse non era il caso di gestire l'1-1, visto che avevate avuto tanta difficoltà a trovarlo, dare via con un punto e lasciarli sempre a più 4. Posso essere d'accordo con te, ci siamo trovati su un 1-1 incredibile da non spiegare, perché comunque in quel momento c'era Endoi che doveva rimanere con Leonarduzzi e non ho visto dov'era, ma mi sembrava che non fosse tanto distante da Leonarduzzi, era un po' più avanti e Leonarduzzi dietro, eravamo in un 1-1 con un recupero di Endoi che era stato preso in avanti, e quindi eravamo anche 2-1, anche se poi sembra che siamo in 1-1, e poi eravamo coi due esterni nella zona intermedia dove non c'erano pericoli, cioè non c'erano pericoli da gestire, stavamo dominando la partita, giustamente all'ultimo minuto dispiace aver buttato via una partita che avevamo stradominato, che meritavamo sicuramente di vincere, ma che invece oggi raccogliamo solo una sconfitta che appare immeritata, ma dobbiamo anche poi rivalutare certe situazioni che ci siamo lasciati andare, presi da quello che siamo noi. C'è una squadra che gioca all'attacco, che vuole vincere, che gioca sempre per vincere e che oggi purtroppo non è stata pagata questa mentalità, ma io credo che questa sia la mentalità che possa portare il Campodarsico a provare a vincere. Adesso c'è da gestire anche un po' il contraccolpo, perché loro tornano a più 1, sotto a meno 1, e quindi l'Arzignano è fuori perché in questo momento ha perso, quindi è lontano, però la sfida è sempre tra voi due. Come pensi di gestirlo questo momento? Ma io credo che si debba gestire per quanto di buono che è stato fatto, cioè una partita straordinaria dove che purtroppo è mancato il gol del vantaggio, soprattutto nel primo tempo, dopo chiaramente un ritmo forsennato come l'avevamo imposto in casa loro, si meritava di andare quantomeno in vantaggio, cosa che invece non è venuta, ci siamo ritrovati sotto con energie fisiche andate in parte, e che sotto aspetto psicologico sono stati bravissimi i ragazzi a rimetterla in piedi, e poi volevano vincere, cioè questa squadra gioca per vincere e gioca sempre per vincere. Abbiamo perso contro una squadra che è stata lì ad aspettare il momento propizio, e purtroppo succede a volte che queste cose vengono, si gira la patata. In questo momento bravi loro che difendendosi hanno vinto, noi mea culpa che volevamo vincere abbiamo perso.